Bella ragazzi, bentornati sempre su Bayonetta 2. Siamo sempre questo, quella zampata gigante. È perché dopo un po' fai il colpo tra virgolette finale, che è quello. Ma la cosa bella è che, cioè, tu noterai, quando fa quel colpo lì, lei si denuda. Così, a caso. Perché questo gioco, come ti dicevo, è basato sul fanservice. Praticamente, lei è una strega, ma tutti i colpi che vedrai, che tutte queste cose qua, che tipo quello che è successo adesso, o altri colpi che vedrai, tipo questo, eccetera, sono tutti fatti dai suoi capelli, che incidentalmente creano anche il suo vestito. Capisco. E come si riconcilia ontologicamente il fatto che i suoi capelli siano così corti con il fatto che facciano anche i suoi... Infatti nel primo gioco ce li aveva lunghi. Attacca il nemico per accumulare potere magico. Vedi, poi c'è tutte queste cose qua, che sono una figata. Ce ne sono tante pure. Gigatoni, cosa? Perché quando rispondi agli attacchi e cose così succede un po' di tutto. Tanto io farò un macello con i tasti, visto che sono, cioè, A e B, X, Y sono invertiti rispetto ai modi urbani di All'Xbox fare. All'Xbox 360. E tu ci hai giocato su 360, sì. No, al primo? Sì, sì. Bravo Giulio, bravo. Caramanico sarà fiero di te. E infatti ho giocato anche Halo 3. Ma questi qui sono demoni o angeli? Angeli. Angeli, da cosa lo capisci? E da come sono fatti. Perché tutti quelli fatti, diciamo, con la corazza, queste parti luccicose, pseudodorate, eccetera, sono tutti angeli. Ops. Che è successo? Alloro verde, una gemma a forma di alloro che contiene energia vitale in forma cristallizzata. Si attiva nel momento in cui viene raccolta. Ok, quindi attacco torturante. Queste sono la vera figata di Bayonetta. Scusa, ci sono pure gli anelli di Sonic. Sì, e beh, giustamente, c'è un gioco Sega. Dai, dai, fatti colpire e fai il bullet. Posso dire che non si capisce un cazzo? È normale, ma se non giochi, cioè se giochi capisci molto di più. Se non giochi godi solo a metà. No, se giochi capisci molto di più. Ma è normale, in Bayonetta proprio... È fatto, non so se è fatto così apposta o cosa, ma se non giochi tendi a veramente non, cioè, non capisci quello che succede su schermo. Comunque si vede che è fatto dalla Sega, cioè proprio XA per attacco torturante, era anche questo qua, giusto? Sì. Quindi... questo per la precisione. L'alloro verde, Giulia, hai preso un altro alloro verde, sei contento? Giubilante Pasqualino. Scusa, ma questo aereo che... com'è che ha fatto a continuare la sua corsa a volare per 8 ore? Salta. Salta. Va bene. Stavo schiacciando A anche qua. Scusa, ma è d'argento. Cioè, sei uno scrabbone. Vabbè, meglio di un cazzo. Ale, questo chi è? Un angelo. Poteri della seconda scala. Belief. Puoi andarti a leggere tutto se vuoi poi. Dove? C'è il bestiario. Ma nel gioco o nel sito? Nel gioco, c'è un sito. Ah, non so, una volta era nel gioco. Mamma. Mamma mia, che skill. Tutta skill, ragazzi, tutta skill. Apoteosi Umbra, LLLL. L'ho premuto, giuro. Infatti, è uscito qualcosa. Mamma mia. LL. Ah, eccolo qua. Ah, è proprio tiro i cartoni così. Missili, nel dubbio. Aiuto. Ah, ma quella specie di bacio. Sembra un bacio col rossetto. È il mirino, tra virgolette. Ma la barra in basso a destra, quella tipo dorata, cosa serve? È la valeria del boss. Ah, ok. Spero, ragazzi, qua sto rullando col Wish Time come non ci fosse un domani. Vedi, adesso è la potenza di Umbra. Sono tiro i cartoni come di non ci capelli fosse un domani. Che arrivano da un'altra, esatto, dimensione. Sembra tutto corretto. Tutto corretto. Succedono cose veramente a caso.
ma veramente a caso, ragazzi, cioè... Dopo l'inizio senza senso. That was quick. Did you get everything? Forgot the caviar. You think they're still open? Lei è russa. It's not Christmas without caviar. Let's finish this quickly then. Ma che voce ha fatto? Occhio. Sabbat temporale. LL l'apoteosi. Capellate in faccia. Y punisci, punisci. Doppio pugno. Come i fratelli di Holly e Benji, che ti... Sì, gemelli derby. Giulio, qua è qua. Stato colpito una volta qua. Che è che siamo a difficoltà per cerebrolesi, però quindi è troppo difficile per cerebro spaesati. Punisci, Giulio, punisci. Devo premere il tasto. What the? Ecco, poi però iniziano a succedere cose di questo genere. Ma quindi la tua amica russa è... Non farmi domande. Ok. Questa è la... Quando stai per eliminare un nemico iniziano a succedere cose tipo questa. Che cazzo? Io non gli vorrei mai toccare i capelli a questo qua. Giulio Gigatori, presto! E vedo queste cose tipo diventano sempre più grossi in base a quanto è grosso il nemico, più o meno. Ma ci sono altre medaglie oltre all'argento? Sì, sì. Cioè sarà l'oro, la mirra, il bronzo, il rame. Questo però... Gomorra! Me lo ricordavo diverso. Gomorra. C'è Saviano, adesso c'è Saviano. È lui Saviano. Il super nel boss. Suo più riuscito travestimento. Bene. Questo cosa vorrebbe dire? Scopata male con un colpo? Non ho molto capito bene. Non fatevi domande su cosa posso voler dire. La pila degli eventi. Ma questo qui non era la cosa che avevi... Sì. Fatto uscire te. Sì, vedi. Non mi piacciono gli animali che non obbediscono al proprio padrone. Ecco. L. Cioè tu con la L di loser fai un sacco di figate. Ma cos'è che dice Jedda? Cos'è che dice... Cheddar. Veramente? No. Guarda che ha troppa vita questo boss, io te lo dico. Cosa devo fare? Dice Cheddar, secondo me. Occhio. Ah, proprio i pugni in gola. LL. Quindi sei ribellato. Punisci con l'Y, Giulio. Ah! Minchia. Poi i cartoni però, cioè, sono proprio dei cartoni, bisogna dire. Cioè, qua però bisogna migliorare con le smitragliate nei colpi, Ti compreremo il come si chiama? Il righello. Tu sai che c'è un trucco con il righello per schiacciare sì? Straveloci i bottoni. No, il righello mi manca. Ovviamente deve essere un righello un po' elastico, non quelli fatti di metallo. Non le righe di 2 metri. Ti giuro che non so cosa sta succedendo. Dirlo a me. So solo che qua con il Witch Stand stiamo rullando come se fossimo dei veri pro. Chia pugni in faccia. Comunque non è un gioco confusionario, questo te lo posso concedere.
Non è. No, per via. No, mi ha fottuto. Va! Giulio X! Adesso? Adesso viene scopato male, mi sa. Te l'ho detto. No, Giulio, devi girare il coso! Non lo sapevamo. Non ho capito un cazzo. No, ho capito. Non ci ho capito un cazzo. Ne esce uno ancora più grande. Te l'ho detto? Cioè, in realtà i megatoni servono solo per avere più punti. Però tu non vuoi avere più punti. Sì, certo, devo dire, non è che questo ha inficiato la riuscita della missione. Capisco. Quindi è morto. Oh, oh, bravo. Danni meno 50, perché? Perché non sono mai stato colpito. Questo è il solito tipo. Lumen Sage. Is revenge not all you desire? I know the one who destroyed your world. I know the one who destroyed your love. Truce, è stato il truce, sicuro, con le rose esplosive. Sto fra di Biscuit Gaming. Master Francesco. Andate a scuola. Questo ricorda veramente Devil May Cry. The Gatta of Hell. Gates. L'ho letto. È il negozio di potenziamento. Dead witches get dragged to hell. It is what it is. Jean's gonna wander inferno suffering for eternity. Male. Che bello. I didn't ask you to tell me what I already know, Rodan. Especially if you're going to be flip about it. You know better than that. You're not the kind to let that sort of summon go out of control, Bayonetta. Something's up. The balance of powers that keep things in check don't feel right, does it? È ovvio. È stato, chiarissimo. È stato Master Francesco. Necrofilia. No! No! She's not dead, Enzo. She's right, Enzo. You're only really dead after your soul's been completely absorbed into another realm of the Trinity. But that's just a matter of time. Because I don't see no way of saving a soul lost in hell. Sarà tutto l'obiettivo della nostra missione. The real gates of hell. I can't stop you from trying to use them, but I don't think you got a chance down there. I'll see what I can do about putting her on ice for a while. Theme. You'll need this. The heart of an Umbra Witch. The magic that keep your kind alive in this world for eternities. Should keep her body in this realm stable. But you'll need to reunite this with her soul if you're gonna try and bring her back. I figure you got about a day before it's game over. Un giorno di tempo abbiamo. Ah, proprio. Un giorno proprio di tempo reale, quindi hai 24 ore per finire il gioco. You've got a jet, right? Dopodiché esplode il disco. No. No, 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 no. I do not know. Listen, I appreciate the situation, but you know what today is? My kids got cookies baked for me at home. They're waiting for. Questo disguai non lo sopporto, sappilo. Santa tonight. Let the real Santa take care of the presents. Now let's go. Tanto viene. Hey, I said I believed. But Ed and Edna, you can't put one over on those two little fuckers, let me tell you. Ma che nome è Edna? È l'Edna dei poveri? Yo, bitches. Prologo. Penalità game over. No, se è stata la penalità, cioè, avrai delle penalità, sì. Non abbiamo mai perso, no. Però. Cosa, perché dice?
dovremmo capire cosa i bonus. Non so come si spiegano le hai penalità, ricevuto un sortilegio, prologo completato. Ora, vedi. Ok, sei già quella dopo. Prova a fare menu. Esatto. Menu. Vediamo se riusciamo a cambiare questa lingua del cazzo. Opzioni. No, Atun. Ok, ragazzi, abbiamo provato a cambiare la lingua. Ci siamo riusciti, ma c'era come opzione o l'inglese o il giapponese. Quindi. Se volete ve lo mettiamo. Se volete ve lo mettiamo. Giusto, stai memorizzando? Stai schillando? A voglia. Non è che speriamo tazzi a caso, giusto per fare. Dai, zio, carica. Questo era importante, se non mi ricordo male. The sacred mountain of Fimbulventer. The joint supposed to be the link between Inferno and Paradiso. They say there is an entrance to Inferno, the gates of hell, somewhere on this mountain. No one knows where, though. Hell, no one even knows if it's true or not. The only reason this overgrown rock is worshipped like some god in the first place is that no one's ever been able to get close to the damn thing. Buon motivo. They don't want you there. Every climber ends up stranded or worse. And don't even try to fly a plane near that place. But at least your soul doesn't have a long walk to whichever afterlife you got lined up, right? I'll wait for you in Noatun, at the foot of the mountain. Just hurry up with whatever it is you gotta do and get back there, all right? And the hotel's going on your account, with a mini bar too. Gotta keep myself busy while I'm waiting. Forget about it. I love those miniature drinks. Ma perché? Perché sono queste cose a caso? È una caratterizzazione dei personaggi. Quello era un... non era un angelo. Era una escort di Destiny che è finita qua a caso. I can't believe you, Enzo. I didn't know the in-flight service was exclusive to fatted... Tagliana ciccioni. The plane ain't free, you know. That reminds me, you owe Alex the kid for the charter. Il gioco? E penso proprio di sì. Tra l'altro questo qui è chiaramente un pezzo di Sonic 2, è uno degli ultimi... Ah, è vero! Quello con Tails. Cioè, c'è cioè, Tails che è sull'aereo, che tra l'altro è uguale, esattamente sì, sì, sì. Così, e sopra c'è Sonic, arrivano delle tartarughe volanti che sparano dei cosi di fuoco in face. That's such a bad place when you look at it. Oh, but you gotta have a death wish to get close to that damn place if you ask me. Wow. Gives me the heebie-jeebies. What the hell? Where did these clouds come from? Bene. Ragazzi, volete sapere cosa succederà nelle nuvole? Alla prossima. Ciao.